Uno degli errori più frequenti in questo periodo in cui si lotta contro un nemico invisibile chiamato Covid-19 è quello di sminuire il possibile contagio da coronavirus. Come la storia della signora Patrizia Muscetti, siracusana di 57 anni, che ha dovuto lottare con tutte le sue forze per ben 15 giorni contro i sintomi del Covid-19. E dopo le numerose chiamate, solo dietro minacce di denuncia, si decidono ad intervenire. L'abbiamo contattata telefonicamente e una voce molto dolce, ma stanca e ancora affannata, racconta del suo calvario, iniziato a metà marzo con i sintomi tipici del coronavirus, che ormai tutti conosciamo. Se non fosse stato per la sua forza e determinazione, oggi potrebbe non essere qui a raccontarci la sua esperienza fatta di paure e sensazione di abbandono da parte dei sanitari. La signora Patrizia arriva al pronto soccorso con il 60% di ossigeno nel sangue. Risultata quindi positiva al Covid-19, ma adesso fuori pericolo, oggi la signora Patrizia Muscetti vuole raccontare la sua tragica storia per lanciare soprattutto un messaggio importante, quello di non mollare e insistere davanti alla sufficienza di come vengono trattati i possibili casi e quindi di pretendere l'immediato intervento per evitare il peggio e arrivare a prendere la malattia in tempo. Giorno 16, notte, ho cominciato a stare male con la febbre, brividi di febbre, 38,5. Così poi l'indomani ho chiamato il medico e dice: allora faccia un po' di aerosol e all'occorrenza la tachipirina. Va bene. Passano i giorni e sta cosa continua a non lasciarmi mai, cioè la febbre, la tosse continuava a essere sempre più insistente, e dell'inappetenza, l'olfatto e il gusto sono spariti, e mal di pancia, diarrea. Ho richiamato il medico. Facciamo anche 5 giorni di antibiotico. L'antibiotico. E niente, acqua fresca. Poi mia figlia mi ha fatto notare questo fatto della inappetenza, della diarrea, che erano sintomi che appartenevano appunto al coronavirus. E stavo male anche a parlare, cominciavo giustamente non mangiando a indebolirmi. Ho richiamato di nuovo l'ambulanza una mattina del mercoledì di quella settimana fatidica. E di nuovo mi hanno sconsigliato. Si dico: almeno fatemi un tampone, venite qualcuno a farmi il tampone, visto che devo stare comunque a casa da sola e che non ci può essere nessuno ad aiutarmi. Va bene, dice, allora chieda al suo medico di farsi fare la richiesta di un tampone. Ho richiamato il mio medico. Di nuovo: signora, ma che va pensando? E poi dice: io il tampone non glielo posso far fare perché non sono io a chiederlo, ma deve andare a pronto soccorso. Comunque, il venerdì del 27, un'ulteriore nottata con la febbre, tosse, che mi sono spaventata. Alla mattina mi sono presa di nuovo le mie ultime forze e ho chiamato l'ambulanza per la terza volta. Stavolta li ho quasi minacciati, che se non venivano li denunciavo. Così sono arrivati finalmente e lì sono arrivati i primi soccorsi. E poi l'attacco. Signora Patrizia, specifichiamo che sono arrivati perché lei è arrivata a doverli minacciare che li avrebbe denunciati ai carabinieri. Sì, perché io, perché alla fine uno dice: ma insomma, ma io che devo arrivare lì mezza morta? No, arrivata all'ospedale lì. Altre 2 ore ho dovuto aspettare, poi c'è stato quello dell'ambulanza e la dottoressa che vedevano che stavo male e mi hanno entrato col codice rosso. Sì. E lì praticamente poi c'è stato un parapiglia perché non si dovevano permettere, insomma io stavo male, sentivo tutte queste cose, sinceramente stavo ancora peggio. Poi mi hanno portato a fare la TAC che subito ho ascoltato, sì, che era positiva. E quindi poi dalla TAC capiscono che c'è una polmonite in corso. Una polmonite grave, sì. Sì. E lì poi hanno cominciato subito la terapia, intanto che aspettavano l'esito del tampone, che mi è arrivato dopo 2 giorni. E anche l'esito del tampone risulta positivo. Sì. Ecco, adesso lei si trova all'ospedale di Noto, al Trigona di Noto. Sì, ieri eravamo in uscita, però
c'è stata questa nuova direttiva che ha disposto questa cosa, che per noi tenervi sotto controllo. Seguiti qua al Trigona di Noto qualche altro giorno, fare ulteriori tamponi prima di rientrare a casa. Perfetto, signora Patrizia, questa è la sua esperienza sulla sua pelle. Cosa si sente di dire a tutti? Che messaggio vuole mandare affinché si intervenga nell'immediato e non si sminuiscano i sintomi che i cittadini denunciano? Certo. Ecco, cosa vuole dire? No, io voglio dire che intanto in prima persona noi stessi dobbiamo essere soccorritori, perché se non ci pensiamo noi appunto ci prendono troppo sotto il banco, e quindi bisogna proprio insistere e pretendere assolutamente che qualcuno vi venga in soccorso. Io sono stata, mi ritengo una persona miracolata, perché se io non chiamavo più, io morivo nel mio letto, ragazzi, non stiamo scherzando.